happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Since Jesus was. Ho visto la luce, c'è. Non so se lo fa vicino, Perché? Che è successo? Perché c'è gente. C'è gente? Mm-hmm. Chi c'è? C'è gente. Attori? Mastroianni? Ma chi? Sì. Come c'è gente? C'è gente. Ci conviene aspettare. Aspettiamo. No. Aspetta. No. Facciamo una strategia. Guardiamo dalla finestra che e c'è dentro. E non vede, chi vede? Niente, chiuso, non si vede. Ma perché c'è la luce accesa lì. Sì, lo so. Vabbè. Aspetta. Sono a Pierino il postino, c'ho una torta per il compleanno. Maestro. Il compleanno era ieri. E lo so, ma sono delle poste. Sono delle poste. Mi mandano Ghezzi e Sanguinetti. Come va? Come stai? È di cioccolato. È una bellissima torta. Volevo appunto scambiare due parole. Mi fa piacere di incontrarti perché voglio dirti che... sei proprio straordinario. No, ma sei una grande invenzione. Sono un'invenzione quasi della fantasia, ecco. Sì, ma infatti sono convinto che tu hai disegnato Disney. Allora, io mi posso girare anche di profilo, vengo benissimo. Ma cosa? Perché sei proprio un cartone animato. E sono una specie di tiramolla io, ecco. Io sono venuto per. Aspetta, che siccome non riesco a individuare bene qual è l'orario di questa tua apparizione straordinaria, quindi ne ho perse moltissime. Però lei non ha detto che preferisce l'espressione del voi, perché è un maestro, quindi per me è il più grande, sì. È il migliore di tutti. Sì, volentieri. Come stai? Caro? Io sto benissimo. Cosa fai? No, io sono venuto per un motivo molto semplice, perché a parte il compleanno dei 72, no? Che comunque porta benissimo. 62, ma perché devi aumentarmi 10 anni di colpo? Allora, ma come ti permetti? 62? Ho capito, 52. No, forse 42. Ecco, sei del 42, ecco, diciamo la verità. Ecco, sono venuto perché ho letto quell'accorato appello del biografo Tullio Kesic sul Corriere, che diceva disoccupato. Stai con la macchina un po' più alta, perché se stai così sembra più goffo di quanto. Sì, anche più grosso. Invece non vuoi. Invece vorrei essere più slanciato, potresti andare un po' più sotto. Scusi, maestro, ma sono ragazzi, sono. La cosa del Corriere che il compleanno è un disoccupato. Di un disoccupato. Cioè, offrirmi qualche cosa. No, volevo sapere com'è possibile che un maestro sia disoccupato. Innanzitutto. Ma no, io prima di tutto sto benissimo senza tanto. No, però io so che lei aveva un'idea di un grande film e poi è stato bidonato. Ma no, o no? Era un piccolo special per la televisione che andrà in porto prima o poi. Ma poi anche sono abituato io a questi lunghi intervalli fra un film e l'altro. Sono 2 anni ormai dall'ultimo, eh? Vabbè, mi dispiace farvi stare senza i miei film, insomma dovrete anche abituarvi a qualche sacrificio. No, ma anche perché i suoi film sono piacevoli e piacciono moltissimo. Grazie. Anche se meno in Italia e più all'estero, dicono. Come mai? Ma come no? Come mai? Per esempio questo, l'ultimo, quello sul manicomio, no? Non è sul manicomio. No, dico, girato, La voce della luna. Sì. È un film che ha lasciato anche un pochino perplessi, anche i suoi estimatori, i critici, alcuni della sua... Non mi pare che è stato accolto col solito entusiasmo. Sì, però perché io mi facevo anche un calcolo di botteghino, anche se non è bello parlare di soldi. Ma certo. Però per esempio, Benigni da solo incassa quasi 30 miliardi. Villaggio da solo ne incassa con le comiche 15. In 3 Benigni, lei e Villaggio non avete beccato neanche la metà. Come mai? Adesso io non sono tanto informato di questo. Comunque probabilmente non era il film che si aspettavano da Benigni e da Villaggio. Certo è che veramente noi se sentiamo molto la mancanza, anche perché Tullio, che è il suo biografo ufficiale, sì. Se lei non lavora, lui non lavora. Sì, certo. Quindi... No, ma comunque guarda, mi è un gesto d'amicizia, insomma forse un pochino, un po' troppo accorato, perché poi... Era sulla prima pagina del Corriere, Ammazza, è pesante. Allora, in generale, con tutti i disoccupati che ci sono, io non credo proprio, ci sono tanti disoccupati, dire di che un regista è disoccupato non è una cosa che fa una grande... Sì, però quando è il regista, però lei è il regista, non è un regista. Se mi permette, maestro. Maestro. In questo momento stiamo facendo quasi un film. Sì, un piccolo film, un piano sequenza di questo asino, scusi, perché anche Carmelo Bene ha detto che non è granché. Ma come, è bravissimo. È bravissimo. Ti segue dappertutto. Ah, ecco. Come un gatto ha preso un topolino. Beh, infatti volevo sentirlo dire dal maestro, perché ci tiene un ragazzo... Ma infatti è straordinaria questa... Ecco, quindi lei guarda la televisione. Ma guardo la televisione soltanto quando ci sei tu. Però lei ha detto che la televisione è pappa, cacca, minestrone, bombardamento. Quando? Io ho letto diverse interviste anche del passato. Ma insomma, non voglio adesso fare l'ennesima così
l'ennesimo processo alla televisione. No, per carità. Potrebbe essere anche meglio. Tu sei uno di quegli esempi. No, beh, no, no, guardi. Ma lei mi lusinga. Lo posso mettere anche per iscritto. No, 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 maestro, no, perché sembra che ci siamo messi d'accordo. Lei mi lusinga. Io lo sai benissimo, insomma. No, lo so, ma i telespettatori... Sì, lo so, però i telespettatori... Ma lo sanno tutti quanti, ne sento parlare con una grandissima... No, no, ma non... No, queste cose non le dobbiamo dire, perché sennò sembra quasi che hai capito. Io so invece che ha detto che l'unico autore televisivo è Mike Bongiorno, perché con la sua figuretta rappresenta i vizi e le virtù di questo paese. È vero o no? Ma tu leggi troppo le cose che ti dico. Eh beh, questa era carina. Non mi ricordo, sì. Ma allora che oggi Cossiga abbia sostituito nell'autorato il nostro amico Mike? Non mi trascinare a parlare male del mio amico Cossiga. Sei amico. Tanto Gentili che ieri mi ha telefonato per farmi gli auguri. Ah, ecco. Ecco, io tra l'altro sono 4 giorni che lo sto seguendo Cossiga. E dappertutto lo sto seguendo, non lo trovo mai. Ah, siete amici? Ho capito. Ah, sì, e che cosa pensa del bidone che ha tirato a Biagi proprio ieri? Di questo possiamo parlare. Televisione è un bugiardello. Ho sentito dire che si sono messi d'accordo per fare proprio a uno scoop. E che cosa pensa di Bartali alla televisione? In Striscia la Notizia. Tanto per parlare di TV, che mi sembra un argomento interessante visto dal suo punto di vista. Ma io non c'ho un punto di vista. Io ho lavorato, ho fatto parecchi film per la TV. Lo so, l'ultimo me lo ricordo. È Prova d'Orchestra, lo smarronamento totale. Prova d'orchestra, benino, ma anche la voce della Luna. C'era anche la compartecipazione. Ma è vero che Andreotti, dopo aver visto Prova d'Orchestra, ha detto che la cagnara non serve a niente e bisogna rimboccarsi le maniche e ricostruire? No, non dice queste cose così. Che lei è amico? Lei è amico di Andreotti? Ho già molta stima. Io meno, mannaggia. È un altro che non vuol mai parlare con me. Ah, sì, è un altro che non vuol parlare con me. Ma chi è che ti ha trattato peggio di tutti? Insomma? Ma no, pochi. Craxi un pochino. Sì. Beh, Craxi, gli ho chiesto di fare Babbo Natale, un'altra figura quasi così, no? Del nostro effimero, della nostra immaginazione. Cioè, tu non sai quel che faccia fare con te, perché oltre il sorriso, così, sì, di simpatia e di sorriso. Sì, anche di convenzione, sì, anche di educazione. Di divertimento. È bello vederla da vicino, mannaggia. Sì, ma puoi venire anche più vicino. Ecco. No, non so se stiamo nell'inquadratura, qui deve allargare lui a questo punto. Mamma mia, che bello. No, quindi lei adesso rimarrà ancora fuori per molto tempo? Fuori dove? Dico dal cinema. Porta. Non tanto, perché spero che ormai sia anche finita questa cosa. Sì, sì, no, no, è proprio quasi finita. Ma è vero che lei ha venduto la sua sciarpa alla Sony per una pubblicità? Questo è vero o no? Questa è una pecca, maestro. Lei è contro gli spot? Sì, ho visto che Del Buono ha fatto un pezzettino, ma io non sono contro gli spot quando sono ficcati dentro un film, ma non contro gli spot in generale. Lei ha fatto anche la regia di Campari. Campari, anche Barilla. Ah, ci picchia. E quindi anche un regista pubblicitario. Ma ci sono state due esperienze che non voglio rinnegare, anzi, devo dire che sono esperienze così di scrittura cinematografica che consiglierei a tutti. Perché ecco, raccontare una piccola storia. È difficile, è più difficile che fare un film di 2 ore, secondo me, o no? Ma comunque è un'esperienza che ho fatto molto volentieri. Ma e perché invece Zeffirelli rinnega la pubblicità con l'Annabelle? Dice, ho fatto una cazzata, non la farei mai più. Con Zeffirelli com'è? Non lo so. Con Zeffirelli non è proprio in buona, Ma c'è stato un piccolo screzio, si è lasciato andare delle dichiarazioni che del resto ha ritrattato. A proposito dei film venduti per l'eternità a Berlusconi, erano quelli lì? Ah, sì, qualcosa del genere, ma è stato detto in un momento di totale irresponsabilità. Io... Mi dispiace, non potete... No, no, ma io... Di... Per carità, no, io non voglio creare polemica. Il fatto già di stare qui sulla porta con lei per me è essere arrivato. Sì, ma forse se entrassimo staremmo anche un po' più caldini, perché non è freddo. E non lo so, possiamo entrare un istante? Certo. Oh, grazie. Ah, che meraviglia. E qui ci sono anche dei suoi disegni, i famosi disegni che hanno... No, niente. Non metterei mai dei miei disegni. Ah, è qui che lei inventa, crea? Distrugge anche, se vogliamo? Ah, aspetta, ho lasciato... C'era pronto? Uno al telefono. Pronto? Ho lasciato al telefono una persona, ma non è suonato. Adesso provo a venire attaccato. Hai intenzione di venire a Roma? So che... Pietro... Ah, grazie, grazie tanto, sei molto gentile, caro. Sono un po' imbarazzato perché ti sto telefonando... Ma io mi giro, mi giro. Molto simpatico. Caraviglielo che gli farà piacere. È Daniele De Giunzio. Pronto? Grazie, molto lieto. Io mi dispiace di disturbare. Arrivederci, scrittore. Arrivederci, grazie, sì. E lei è scrittore. Ciao Daniele, ci sentiamo dopo, a fra poco. Ciao. Comunque la qualifica è scrittore. Sì, sì, piacere.
No, appunto, questa cosa della biografia, mi posso sedere più vicino? Perché lei ha la voce così, così fluttuante, che ogni tanto va e viene, e poi non si sente niente alla televisione, peggio alla radio. Mi pare meglio, non mi sembra che abbiamo detto delle cose totalmente definite. No, non sono assolute, ecco, però sono piccole curiosità, ecco. No, io appunto dicevo, lei in quella benedetta intervista, subito dopo l'uscita della sua biografia nel 77, aspettiamo tra l'altro la seconda, no? Perché Chiesi ci ripartirà senz'altro, no? Esattamente, ecco, lei diceva, io non esisto, non sono come Rossellini o Orson Welles. Non è così. Io che ho avuto donne, avventure, viaggi, ubriacature. Io sono sempre stato, riporto fedelmente, nel mitico studio 5, 12 ore al giorno, e poi andavo a casa, sognavo i miei film e basta. Così, detto, così ha detto. Ma io dici, siccome Tullio mi ha telefonato per farmi gli auguri di Natale, mi ha detto, ti voglio, mi fa piacere, oltre che farti gli auguri, dirti anche che oggi ho scritto le ultime righe della tua biografia. Io non ne sapevo niente. Mi sono meravigliato che uno si è dedicato più anni della sua vita. Una rapina, quasi questa. Della sua vita per fare un libro senza che io ne fossi in qualche modo informato. Ho capito. Ma è vero ma che... in generale... Sì. Tu che ti trovi sempre dalle facce così con un sorrisetto stirato. Sì. Come reagisci? Ci vuole diplomazia, ci vuole una certa misura. Che tentano disperatamente di far vedere che stanno a questo gioco. A questo gioco, che rispondono alle domande anche delle impertinenti. Sì. Che sono persone spiritose e che, sono, che ormai la sfida è un punto d'onore accettarla. Sì. E io quindi... E quello che è straordinario in te... che mantieni proprio da cartone animato un'espressione sempre la stessa che non cambia mai. Non cambia mai. Quindi lei non parla di calcio e di politica nel modo più assoluto. Ma, insomma, di cose che non conosco, scusami. Aiutami, mi allontano perché. Pronto? Sì, sono io sempre, siccome in questo momento sono un pochino occupato, vi dispiacerebbe di chiamare più tardi? Astarita? Il cantante. Sì. Il cantante Astarita, anni 70. Lei è un giornalista? Ah no. Perché qualcuno vicino a me mi suggeriva il cantante Astarita, ma probabilmente voleva mettermi fuori strada. No, esiste. Ma non siete neanche parenti. Lei comunque, maestro, si è ispirato alla televisione per fare... Come chiama maestro? Vabbè, Vate. Vate è bello anche. Vate. Senta, Vate, voi vi ispiraste alla te... chi? No, voi, lei. Ah, io. Davo proprio, partivo proprio per la tangente. Sì, Vate, certo. voi vi ispiraste alla televisione per fare Ginger e Fred. Film bellissimo sulla televisione commerciale. Certo, sì. Quindi la televisione la conosce e come se la conosce? Riesce a renderla anche più bella. Ma perché sono geniali, scusami. Ci sarà un motivo pure. Perché... Lei è proprio geniale perché trasforma la realtà in qualcosa di ancora più meraviglioso. Ma perché accetto così senza l'imbarazzo Vate? Perché questo? Ma lei è riuscito a rendere bello anche quando non lo era forse più Mastroianni. Tornatore l'ha trasformato in un mostro nel film Stiamo tutti bene. Non l'ho visto questo film. Per lei invece Marcello è sempre bello, eh? È sempre bello. Marcello è un bravissimo attore, c'è una lunga consuetudine di lavoro insieme, quindi si è creato un rapporto d'amicizia. Però è sempre bello, lo fa sempre bello. Insomma, faccio quello che ritengo opportuno. Lei è stato copiato in tutti i modi, Woody Allen, Bergman, tutti l'hanno copiato, Hanno fatto addirittura dei sigari che si chiamano Zampano. Ah, sì, quello del marketing, sì, sono moltissimi. C'è una discoteca a Torino. Moltissimi locali che si chiamano Dolce Vita. Ma lei prende dei diritti in quel caso? No, purtroppo, questo niente. No, scusami. Prego. Pronto? Sì? Sì? Ah, senti Claudietta. Ti faccio salutare una persona in questo momento che mi è vicina. E cosa dico? Ce ne sono altri due, uno con una lampada accesa e un altro uno con una telecamera in mano. La persona che ti passo è Chiambretti, lo faccio anche per rendere un po' più vivace questa trasmissione che dura dalle 2 di stamattina. Sì, è un talk show diventato. Pronto? Claudietta? Salve, io sono Chiambretti della televisione e ho portato una torta al Vate. Cioè non al Vate, ero detto al Vate. Sì, è molto buona, è di cioccolato e... io adesso comunque vado via entro pochi minuti, così lei può anche richiamare e parlare a lungo. Però volevo ricordarle che prima di lei ha telefonato a Starita e anche lo scrittore del giudice. E quindi lei si deve mettere in stand-by, eh? Arrivederla. Ma che cosa si prova a essere Fellini? Adesso così, una domanda anche può sembrare stupida, però... Cioè lei, quando si guarda, dice... Cosa si prova?
essere il numero uno, essere riconosciuto in tutto il mondo, scritto sui libri, ci sono ho letto delle cose, ma dei tomi che, altro che tramezzini che fanno... Non li hai portati. No, non li ho portati, ma ce l'ho tutti nel cervello. Io per esempio mi sono affascinato sull'episodio, il film Roma, lei ha fatto ricostruire 500 metri dell'autostrada. E questa per esempio è una cosa che mi fa impazzire, vorrei farlo anch'io. Un pezzo di autostrada ricostruito. La solita taccagneria, il solito tentativo di risparmiare di produttori, perché io avevo intenzionalmente di fare ricostruire. Quanto è lungo il raccordo anulare? È molto più lungo, sì, ma poi ci sono anche le case, c'è un sacco di roba sì, in più. Ma infatti io volevo ricostruire perlomeno una 25 km, ma non è stato possibile perché si sarebbe dovuto poi abbattere. No, ma se lei lo no, ma vede, lei doveva costruirlo non nei caproni di Cinecittà, vicino al raccordo vero, così diventava una bratella. Non credo così, ecco, tu in questo momento puoi fidarti di quello che... Di quello che passa nel convento. Sì. Potrebbe venire anche tutto in bianco e nero, che comunque dà un fascino anche a questa inchiesta, a questa intervista. Ma anche questo incontro l'avrei fatto in maniera diversa, avrei fatto ricostruire lo studio Cinecittà. Anche il divano? Tutto, ma anche la lampada? Tutto quanto. Ma non è meglio la realtà, no? No, perché la realtà è... manca del sentimento con cui uno la vede. Certo, è quella che... Però gli imprevisti? Sa che l'imprevisto in un viaggio è il viaggio. Ma la televisione è tutto un altro, appunto, vive appunto su quella che ritieni sia la realtà. Perché non torni domani? Vieni tutti i giorni. Un pezzettino? Io ci torno domani. A che ora vengo? Ma verso quest'ora. Vengo domani sera. Parliamo 5 minuti e vado via. Va bene, allora io vado via. Torno domani, molto simpatico. Grazie. Auguri, buon lavoro. Faccia un film. Ma lo farò adesso. Ma è vero che il più bel film di un regista è sempre quello che si deve ancora fare? No. Io dico che sono tutti quelli che ho fatto i più belli. Ah, ho capito. Ciao cameratino, tanti grazie. Auguri, buona fortuna, buon lavoro, è proprio bravo. Le lascio anche lui, arrivederci. Così chiude e finiamo in bellezza. Arrivederci.